Penn in Paris 2012, altro stand, e siamo a quello della Bianchi Vending. Siamo con Bertrand Paris, che è il responsabile in capo della filiale francese. Bertrand, buongiorno. Buongiorno, buonasera a tutti. E buonasera anche agli amici di Vending TV. Tu sei un volto nuovo per gli amici di Vending TV che non ti hanno ancora visto, quindi presentati pure in 30 secondi a tutti loro. Facilmente, sono una persona che donc, sono direttore generale della Bianchi Vending Francia da 3 anni fa. Gestiamo questa filiale come direi come la mia compagnia, perché abbiamo la chance, diciamo così, in francese, di avere un gruppo oggi che lascia le filiali lavorare in maniera completamente autonoma, con un team che ha un'esperienza più o meno dei 15 anni del vending, quindi abbiamo la conoscenza del mercato, la volontà di lavorare con un certo prossimità con i nostri clienti e dare un massimo di aiuto ai nostri clienti. Direi che è la nostra filosofia, e per la presentazione è così, e tutto il team è così per la Francia. E seguendo questa filosofia, quest'anno presentate a Vending Paris un bel po' di novità. Ce le puoi descrivere? Sì, alcune novità che sono partite da diversi progetti clienti, grosso Keocon che abbiamo in Francia, dove abbiamo due posizionamenti della gamma oggi a livello freestanding. Direi una macchina di diffusione come la Lei 400 o la I600, okay, che fa direi le bevande prioritarie nel nostro mondo, che può essere il caffè, cioccolata e diversi prodotti, e dall'altra parte le macchine personalizzate, perché pensiamo che oggi la cosa la più importante per un fabbricante e produttore di macchine di vending è di fare la personalizzazione delle macchine, tanto a livello estetico che a livello di tipologia dei prodotti, per uscire da questa famosa crisi dove siamo tutti, Francia come italiani, come tutti, direi, europei vecchia che siamo noi. Bertrand, io vedo in questo caso che ci sono due macchine pressoché identiche, ma con una differenza in termini di ergonomia. Questa è una porta piatta e questa qui invece è una porta convessa. La ragione, la comunicazione è cambiata, perché il look della Bianchi ha cambiato anche. Siamo passati dal fresh thinking a questa nuova immagine, direi più moderna, per due ragioni. In realtà la Lei 600 o Lei 400 porta piatta è già prevista per ricevere all'interno tutte le piattaforme di comunicazione, quindi possiamo lavorare con un touch, possiamo lavorare con una pulsantiera meccanica, e in realtà la porta piatta è in questo senso la bombata per il cliente che ha bisogno di avere una comunicazione diversa per la personalizzazione. La piatta sarà per avere una piattaforma di lavoro per sviluppare la pulsantiera meccanica, tactile o so. E allora, queste sono le prime due novità presentate. Cos'altro avete presentato, Bertrand? Diverse cose, sistemi di pagamento diversi, perché l'NFC, il pagamento via mobile, è molto, molto importante per il futuro, per recuperare ancora consumatori in più. Novità a livello della comunicazione delle macchine via un touch o eventualmente un display più grande che abbiamo qua, perché la ragione è di recuperare e di far capire a tutti i nostri clienti che oggi siamo in crisi, ok? Vediamo qui che abbiamo una macchina che è comunicante, perché con il sistema di chiave che avete qua avete già la personalizzazione della persona che prende il prodotto. Quindi mi chiamo Bertrand Paris, quando prendo un caffè sappiamo che sono Bertrand Paris, e eventualmente possiamo avere le promozioni, possiamo avere tutti legato direttamente sopra il display che avete qua, e anche un supporto di comunicazione per le compagnie che hanno bisogno di comunicare all'interno per la gente. Il famoso digital signage. Esatto, siamo partiti con questa dimensione, e possiamo vedere che abbiamo altri tipi di possibilità nella gamma. Oh, qui abbiamo visto quindi quattro modelli estremamente interessanti, novità per Bianchi Vending per il mercato francese. Dall'altra parte tu mi dicevi che ci sono altri modelli che siete andati a presentare. Dove sono? Sono dall'altra parte e siamo in realtà di gamma.
a livello snack e a livello caldo. Quindi andiamo a vedere. Sì, allora seguiteci amici, noi passiamo davanti alla telecamera per poter riuscire a raggiungere la postazione e andare dunque a presentarvi e documentarvi quella che è la novità del... che si chiama il Vista. La Vista, che è il primo distributore automatico Bianchi Class A a livello del freddo, perché tutta la parte energetica e consumazione di energia è molto importante per noi. E qui abbiamo una nuova tipologia di snack con LED, con un gruppo freddo con un gas 241, che è la nuova normativa europea a livello del freddo, con la possibilità di gestire anche con un vetro a bassa emissione che garantisce in realtà tutta la qualità e il flusso di energia per evitare la sopraconsumazione, non so se dice così in italiano. Sì. E quindi siamo partiti in questo senso. Più qua un concetto del sindacato della NAFSA che si chiama Feel Good, che è il concetto di avere la possibilità di gestire prodotti salutistici. Esatto, meno grasso. Ho parlato proprio col direttore generale di NAFSA nella giornata di ieri. Esatto. Okay. Quindi questo modulo, anche concetto di macchina, permette di gestire due macchine in master slave. Però la macchina, l'idea globale per il nostro amici gestore, di dire che lavoriamo eventualmente con una macchina di caldo in slave, dobbiamo modificare la macchina e che questo snack non serva più a niente, può ripartire con un modulo master. Quindi la logica è di dire, abbiamo la flessibilità per dire la macchina oggi funziona così, domani la recuperiamo, la montiamo in un'altra parte. Bertrand, io devo farti una domanda, per pura curiosità, questo modulo si ferma a due macchine con un solo sistema di pagamento al centro o possono essere abbinate altre macchine slave, per esempio una terza macchina qui senza sistema di pagamento e una quarta sempre lì senza sistema di pagamento? Esattamente, in realtà siamo limitati a tre macchine. Ok, può essere un caldo di più, un freddo di più, ok, perché dopodiché il modulo di pagamento centrale non è più centrale, quindi non ha senso di aumentare la larghezza del sistema. Beh, tre macchine sono comunque tante. Sono tante, ma quindi possiamo lavorare così, sì. Benissimo, e infine, oltre questa macchina, che cosa altro avete presentato? Allora, ancora molte cose, qui abbiamo la Duo. Oh, la macchina che abbiamo trovato alla vending canteen. Esatto, la Duo, che è un concetto nuovo per noi, nel senso che per l'orecchia, per il ristorante abbiamo alcune novità, che è un concetto completamente con modularità, dove avete caldo di questa parte, freddo dell'altra, con la possibilità di gestire con un piccolo display caffè, cioccolata, latte e tutte le selezioni bevende che possiamo prendere oggi nel vending. Più dall'altra parte, acqua gasata, acqua naturale. Inizialmente si partiamo così e possiamo fare una prova. Tu pensa, Bertrand, mentre assistiamo all'erogazione dell'acqua, ti dico, noi abbiamo intervistato 2 anni fa a Trieste Espresso un delegato della Vovo, il produttore della Duo, insieme a Giampaolo Bononi, un tuo ex collega della sede italiana. Come lo chiamiamo in Italia? Il gatto di marmo. Il gatto di marmo. Il famoso gatto di marmo, il portiere del Milan. Giampaolo è davvero un caro amico, però quello è il gatto di marmo, sì. Non è male. Il gatto di marmo è lui. Dunque, abbiamo assistito oggi attraverso le nostre telecamere a un concetto estremamente rinnovato di questa macchina, perché quando l'hanno presentata a Trieste non c'erano ancora tutte le evoluzioni che ci sono in questo momento. Esatto, qui avete il caricamento facile eventualmente per sopra, dall'altra parte avete anche qui le routine che si montano sopra la macchina perché deve essere al mobile, e anche il fatto che qui avete tutto per disposare il servizio facilmente per la gente che fa il servizio eventualmente nella fabbrica. Quindi il concetto è qua, può essere personalizzato anche,
e veramente penso che questa sarà un'arma di guerra, direi così. Ah, questa per me, io dico, questo è un giocattolo bellissimo, perché io dico giocattolo ovviamente per dare enfasi al concetto, ma in realtà è fatta bene, ha uno stile estremamente moderno, è completa e per quanto ne so è abbastanza economica. Esatto, perché arriviamo a un prezzo logico in questo mercato di OCS e tabletop, direi, però veramente può essere utile anche per il catering, anche per tutti gli ospedali, il servizio all'ospedale, eccetera, eccetera. È un concetto globale. Formidabile. Grazie. Allora Bertrand, seguiteci amici, noi ne approfittiamo per andare a guardare qualche altra novità della linea Breakfast. Ultimo minuto, ultimi 60 secondi per presentare agli amici di Vending TV quali sono le novità nella sezione Oreca. Oreca, qui avete in realtà la Gaia Fresh Milk, quindi con un modulo Fresh Milk molto facile da gestire. Qui questo è una novità per il Bianchi, dopodiché abbiamo una Gaia Espresso più latte e cioccolata che permette veramente di fare qualcosa di più a livello del latte espresso, ok? Seconda cosa molto importante per noi, che è un nuovo concetto qui che vi faccio vedere, che è in realtà una Gaia rialzata con un concetto RFID che permette di gestire le cartucce dei prodotti e soprattutto il fatto di lavorare con due tipi di caffè con una macchina piccola. Però con un concetto di caffè macinato, e qua avete due tipologie di caffè macinato con il gruppo Espresso Bianchi, quindi direi che la nuova Challenger che arriva, una Challenger gigante che sta arrivando. Quindi è vero che per il mercato italiano è un po' strano, per i mercati del nord d'Europa siamo tra il fresh boy e l'espresso, e quindi direi che siamo con un nuovo concetto, la Challenger di 10 anni fa. Amici, diffidate di tutti quelli che dicono che il mercato è statico, il mercato è fermo, la crisi. No, la crisi è nella testa di chi vuole e la desidera, di chi desidera piangersi addosso. Qui siamo nello stand Bianchi Vending, un'azienda sana che solo in Francia nell'ultimo anno ha fatturato 15 milioni di euro. Con un mercato in crisi come tutti gli altri. Quindi il mercato è in crisi, nel senso che c'è un ribasso certamente, ma in termini di volontà, di sviluppo, di innovazione, Bianchi Vending è certamente un'azienda ai primi posti, per audacia, per perseveranza. Esatto, perché è vero che la crisi è per tutti, però penso che soprattutto quando siamo tutti in crisi dobbiamo lavorare di più a livello di novità e a livello commerciale per aiutare tutti a uscire di questo problema. E noi ce la mettiamo tutta proprio per aiutare tutto il settore e tutto l'indotto, per far capire che qui c'è tanto, ma c'è davvero tanto. Però dobbiamo fare tutti insieme, oggi tutti i fabbricanti, fornitori industriali, eccetera, fanno sforzi per sviluppare il mercato. La cosa che deve essere fatta oggi è che i nostri amici gestori di tutto il mondo devono prendere in considerazione questi cambiamenti e cambiare un po' di filosofia, del filosofia, il libro del lavoro, e soprattutto di uscire da questo problema del prezzo che massacra tutti. Per cortesia, francesi, italiani, spagnoli, tutti. Il vending dunque sta cambiando davvero, Bertrand? Esatto, completamente, e anche a livello del modo di consumazione del consumatore, dobbiamo recuperare il nuovo consumatore alla macchina, e perché abbiamo dall'altra parte una macchina, direi, che permette di fare doppio bicchieri grande di 37 litri, di fare bevande golose, che permette di uscire da questo problema del prezzo di 0,30 centesimi e di aumentare questa qualità che non è percettibile nel mondo del vending, perché siamo unicamente focalizzati a livello del caffè e partiamo anche oggi con le bevande tipo Starbucks, tipo Columbus Café per il mercato francese, per esempio. Bevande golose. Golose, completamente, che permette di uscire da questo problema del prezzo del bicchiere di caffè e di aumentare tutto.
Bertrand, noi approfondiremo naturalmente e al più presto tutte le cose che voi avete prodotto negli ultimi mesi. Sono tante più di quanto io stesso potessi immaginare. Pensa, Bertrand, che ho avuto modo di intervistare non più tardi di 5 mesi fa, in occasione di Venditalia 2012, il vostro amministratore delegato Luca Parolari, il quale mi ha presentato una serie di modelli, ma questi non c'erano e siamo al punto di a maggio a Milano, direi che è il punto di partenza di questa tutte novità, e per direi con finire e validare tutto oggi con il lavoro di tutti, della fabbrica e tutti i filiali hanno fatto una bella collaborazione per andare avanti, per far vedere che anche se è complicato per tutti possiamo fare le cose anche in crisi, senza dubbi. Però ce la mettete tutta, e io allora vi dico in una parola italiana che in francese è il superlativo assoluto: bravo, bravi. Grazie mille a tutti per l'aiuto e la collaborazione. Grazie a te per la tua disponibilità, grazie a loro per la pazienza dimostrata negli ultimi 10-11 minuti in cui sono rimasti attaccati allo schermo per poter capire, comprendere e apprendere quali sono le novità presentate da Nuova Bianchi Vending qui a Parigi, la nuova generazione di Bianchi Vending. Bertrand Perry e Fabio Russo dallo stand Bianchi Vending qui a Parigi al Vending Paris 2012.